prendiamo il guanciale, lo mettiamo nella padella, mettiamo sul fuoco un boccino poco d'olio, tanto dopo lo caccia il guanciale, e lo facciamo soffriggere. Poi prendiamo un piatto, ci mettiamo un po' di parmigiano e un po' di pecorino, perché se no dopo solo pecorino viene saporito, viene troppo salato, e un po' di pepe. Poi ci mettiamo l'uovo. E ne facciamo un po' in aria mano. Dopo quando è cotto il guanciale ci si mette una spruzzatina di vino, così il grasso del guanciale evapora. Pure sto qua. Sì. So che poi riprendi dalla calatura della pasta. Se poi uno vede che c'è troppo grasso, si scola un po' il grasso. Si scola e ci si mette un boccino d'acqua della pasta. Ancora l'acqua si può imparare a vedere, però mi devo imparare a fare come tagliare il tempo, lasciare dentro e poi di tutto, e di lì si sta a cuocere la pasta che è il tuo. E quel giorno anche il tiro faremo, il tiro era una cosa che mi piace, una cosa che mi piace, un po' di vestiti, un po' di lavoro, un po' di fare, un po' di più, però ricordate che la padella non deve essere mai, perché ci ho messo un'altra.
sistemare con legno, perché la carbonara non ti deve diventare stracciatella, se ti diventa tipo una stracciatella, e allora non deve essere né cupo né legno. Oh.